È stata durissima. Praticamente per passare i video da questa telecamera al digitale, al computer, no? Cosa bisognava fare? Fuck it! Bisognava prendere un firewire, perché questa telecamera ha l'attacco firewire. Però il computer, l'attacco FireWire non ce l'ha, bisogna tornare indietro di almeno 10 anni, almeno 5-6 anni per avere un FireWire. E comunque non credo che ci sia in quelli portatili di Daghi, computer. mi dici l'ora per favore? Alla fine, che cosa abbiamo fatto? Alla fine, la cosa è stata molto semplice. Innanzitutto, Guarda questa, guardate quante cassette ho. C'è una cosa incredibile. E questa è solo una comunque, ok. parte. Adattatore, videoregistratore, questo è uno dei cavi importanti da avere. Qui è la presa SCART. Questo cavo qua, allora, se si registra dal videoregistratore, si passa dalla presa SCART, cavi, e bisogna avere assolutamente questo aggeggio qui, no? Video DVR. Ce ne sono diversi in commercio, ma questo qui era quello che costava un po' di meno e fa benissimo, fa la sua parte. Ok? Ecco, attaccarlo poi qua, attraverso questi cavi, va bene? Se invece si fa dalla telecamera, allora, ecco che arriva il bello, dalla telecamera come si fa? Si attacca lo spinotto del microfono, capito? Lo spinotto del microfono, in quello lì giallo, c'è un spinotto giallo qua, così, che adesso non si vede qua, fa vedere. C'è uno spinotto giallo qui. Si attacca quello spinotto, taratara, e paro paro lo mettiamo qua, così, al posto ovviamente di questi qua, come si chiama? Del VCR, no? C'è un'altra cosa da dire. Le videocassette, se tu hai queste qua piccoline, no? Se tu hai queste piccole, queste lì dentro non ci vanno. Se tu hai queste qua dentro non ci vanno. Le uniche che vanno qua dentro nell'adattatore sono queste qua. Capisci? Sono queste. Queste sono le cassette. Los Angeles 94. Queste qua sono le cassette che vanno qua dentro, perché tutte le altre non ci vanno. E queste qua, difatti, non so come fare per passarle, perché o mi compro una telecamera oppure non so come metterle. E lo stesso procedimento per le musicassette si fa attraverso questo, direttamente con un cavo microfono a microfono, in and out. Hai capito? E lì te lo registra. È stata abbastanza dura. E queste qua sono solo una fetta delle cassette che ho. Poi ho tutte le altre che ho già fatto, cioè le videocassette normali che entrano come si chiama? Nel videoregistratore. E queste qua, quelle attraverso, guarda quante, guarda, una tragedia. Tantissime. Capito? Ripeto. Videoregistratore, cavo e adattatore per passare il video capture. Ok? Quindi, video capture. Il filo, questo qua è importante, Gioco che si così collega catturare USB. un'immagine che secondo te è la più bella. Ok? USB track, si può attaccare direttamente questo qua con la USB, però rimane un po' troppo grande e quindi non conviene. Conviene usare il cavo, che comunque viene in dotazione insieme a questo aggeggio. Quindi questo è uno, track, videocamera, track. Senti? Cioè, questi qua sono i video che io sto passando dalla cassetta,
dalla videocassetta al digitale e così mi salvo tutto questo spazio. Guarda che, no? Guarda che tragedia. Capito? C'è fili da tutte le parti. E cioè, avevo questa. No? Così mi liberano, hai capito? Numero uno. Come registrare le cassette, come passare le cassette dal videoregistratore oppure dalla telecamera al computer. Numero uno. Comprare questo. Ce ne sono di diversi, ma io ho comprato questo. Va benissimo. Numero due. Se è collegato alla telecamera, collegare gli spinotti, filo, collegarlo con il jack nell'uscita di colore giallo, che al momento è già infilata e lì non si vede. Questo se lo vogliamo collegare con la telecamera, videocamera. Se invece lo vogliamo collegare al videoregistratore, sempre lo stesso pezzo, che viene munito di questa prolunga USB, taratara, e questo è il cavo. Questo è della Watts, c'entra niente. E questo è il cavo. Si attaccano al posto di quelli i tre necessari, quindi rosso, giallo e bianco, collegandolo con la presa scarte qua dietro. Il gioco è semplice. Numero 3, o forse anche già il numero 4, scaricare un programma che permette di visualizzare il video. In questo caso io Vegas, che va benissimo. E that's it. E con questo fate il vostro gioco. Questo è un videocapture, cioè guardate quante cassette, guardate, tutte queste, ancora quelle lì, e quelle tre là che però sono di una dimensione diversa, che non mi entrano dentro all'adattatore delle videocassette. E tantissime cassette, che sono tutte cassette di magia. Larry Jennings, Metici, tutti quanti, tutte cassette, David Roth, il mago in assoluto delle monete, tutte cassette di magia. Insomma, c'è una storia. That's it. Qui c'è una storia tra tutte le videocassette, soprattutto anche queste qua, Taekwondo, le lezioni di Taekwondo e tutte queste qua piccoline passate, tra Tenerife, sono tutte passate, le abbiamo tutte digitalizzate. Anche queste, tante le ho passate. Solo che non è la stessa cosa, la qualità cambia, il nastro oramai si è rincoglionito. Goodbye. La musica è il soundtrack della tua vita. Mentre sotto, mentre nelle videocassette hai registrata la tua storia, qui hai il soundtrack della tua vita.